Lecce, con Brindisi e le loro province, è tra le 6 città finaliste per il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. È un cammino verso un reale cambiamento che è già iniziato e sta coinvolgendo tutta la cittadinanza. È un virus positivo e contagioso, un processo in cui tutti possono diventare protagonisti per reinventare il nostro territorio. Siamo in finale, insieme possiamo cambiare. Facciamolo adesso! Siamo a Cutrofiano da Giuseppe che ci racconta il suo progetto di vita Piccapane. Piccapane, prima che un progetto, è un'azienda agricola, uh-huh. È anche una piccola azienda di trasformazione alimentare, è anche un agriturismo, una biosteria, insomma è quella che dovrebbe essere il modello di azienda agricola multifunzionale. L'unica possibilità per le aziende agricole attualmente di sopravvivere. E perché hai scelto di investire la tua vita e la tua energia per creare questo luogo? In realtà non è che abbia proprio scelto questa cosa, cioè è nata in maniera molto casuale, dall'esigenza di farsi un po' d'olio per casa, perché mio nonno ha questi 15 ettari di uliveto che sono sempre stati dati in affitto, e quindi un po' per caso abbiamo cominciato ad avvicinarci a questi alberi e poi da lì è partito un finanziamento europeo per i giovani agricoltori, e nel giro di 7 anni, 8 anni mi ritrovo qui con questo giocattolone bello grosso e anche con una certa complessità da gestire, che dà però anche soddisfazione. And the summer came without surprise. Come sei arrivato qua e hai scelto poi di produrre olio? Da quale esigenza hai sentito, hai perseguito? Io ho vissuto fino al 2003 a Milano, ho anche studiato lì, ho lavorato lì per 6-7 anni e poi non mi è andato più bene a un certo punto quello che facevo, il posto in cui vivevo. Che facevi? Facevo il consulente aziendale. E poi così è nato un po' per caso, ho preso un anno sabbatico, sono tornato qui in Salento, non mi ero assolutamente mai avvicinato a un albero di olivo, neanche sapevo delle varietà, delle due varietà degli alberi, insomma, che sono nostri autoctoni, e da appunto, come ti dicevo prima, dall'esigenza di produrre un po' di olio con le nostre mani, di raccoglierci le olive, da lì si è aperto proprio un orizzonte infinito di possibilità, di cose da fare legate alla produzione di beni di alimentari, insomma, di materie prime alimentari, di grano, olio, ortaggi, il tutto in un'ottica diversa da quella di mercato commerciale, dove dietro il bell'aspetto della verdura nella sua plastichetta nel supermercato ci sono quintalate di prodotti chimici che vengono irrorati a calendario, cioè vuol dire ogni 15 giorni, 20 giorni. Qui si coltiva col metodo biologico, anzi col metodo sinergico, perché da 6 anni, cioè da 2 anni dopo la nascita dell'azienda, abbiamo sospeso qualsiasi tipo di trattamento, perché sono rimasto folgorato dalla visione di questo biologo giapponese,
Masanobu Fukuoka, che è il capostipite dell'agricoltura sinergica, che ha insegnato ad osservare la natura prima di intervenire, e quindi di prestare attenzione al sintomo della malattia della pianta e al messaggio che questo sintomo porta, no? Quindi è un po' come quello che succede anche con gli esseri umani, no? Se ci viene la febbre, quello è un sintomo, il corpo ha bisogno di scaricare, cioè, è una reazione benefica per noi, guai se non ci fosse la febbre, no? E noi cosa facciamo, almeno purtroppo cosa fanno molti medici di base? Ti prescrivono subito un antibiotico, un antipiretico, e vanno a correggere il sintomo senza indagare il quadro, no? Il contesto, l'origine, da dove viene e perché viene, no? E quindi vuol dire veramente chiudere la porta su tutto quello che c'è sotto la malattia. Ho parlato prima di rispetto della natura, di rapporto, diciamo, di un rapporto di osservazione rispetto agli alberi, alla natura, ai loro frutti. Quello che mi domando io, rispetto a questo, diciamo, come si deve combinare il cibo e se questa pratica di mangiare bene e di mangiare senza carne, senza pesce, è una pratica della longevità. In che modo bisogna andare a combinare i cibi affinché il corpo reagisce meglio nella digestione, come anche nel sapore proprio, diciamo, dei cibi che si connettono l'uno all'altro? Allora, io posso più che altro raccontarti la mia esperienza personale. Però sì, sempre, no, partendo da quello. Nel campo dell'alimentazione è peggio della religione. Ci sono chiese, sette, movimenti anarchici, c'è di tutto. Perfetto. Quindi ognuno ha la sua verità, no? Quindi io posso raccontare la mia esperienza. Io ho cominciato facendo prodotti agricoli, ho cominciato a interessarmi su come venivano prodotti in generale, cioè quello che dicevo anche prima, no? Su che cosa c'è dietro la bustina dell'insalata del supermercato, l'insalata di quarta gamma, cosiddetta lavata, già pronta, tagliata e pronta per l'uso, no? E quindi ho cominciato a interrogarmi su come veniva creato questo cibo e se gli ortaggi sono diciamo super trattati chimicamente in modo che arrivino perfetti nell'estetica, no? Nell'estetica del supermercato, per la carne e il pesce è anche peggio, perché scoperchiando il tombino, andando a visitare un allevamento industriale, ci si rende conto di come vivono questi animali, sempre in stalla, mangiando mangimi ormai completamente transgenici, soprattutto soia, che tra l'altro, tra parentesi, non fa neanche bene consumata in eccesso, pieni di antibiotici, gli ormoni non si potrebbero dare, ma punto interrogativo, chi lo sa. I principi sono più o meno questi di base, diciamo, una maggior presenza di crudo in qualsiasi pasto, quindi di verdura o frutta cruda, questa è proprio la cosa fondamentale, cibo crudo, cibo vivo, cibo cotto, cibo morto. Questa è poi un'altra scuola che arriva poi all'apice con il fruttarismo, no? Quindi persone che si alimentano mangiando soltanto frutta, o il crudismo un po' più vario, per cui si consuma soltanto verdura cruda. E poi il cereale integrale, questa è proprio la cosa fondamentale, il cereale integrale, che vuol dire proprio l'ideale, il chicco, quindi non la farina, non lo sfarinato, non il pane, non la pasta, ma il chicco di farro, l'orzo, il farro, il grano, scusami, il grano stumpato, se vogliamo rimanere sul nostro territorio. Le fonti vegetali di proteine, che sono i legumi,
che su quelli, anche su quelli non bisogna, non c'è bisogno di eccedere, e l'eliminazione totale dello zucchero, del saccarosio e soprattutto dello zucchero industriale, perché lo zucchero è un non alimento, diciamo, e fornisce soltanto delle calorie ma non apporta nessun contributo di proteine, vitamine e minerali. L'unico effetto che ha è quello di crearci un picco glicemico che porta a desiderare di più e a mangiare di più i dolci o in generale qualsiasi cibo, e che a lungo termine porta poi purtroppo a una serie di disastri, di malattie come il diabete, ma insomma l'arteriosclerosi, ce ne sono tanti oltre ai disturbi alimentari. Da quando abbiamo cominciato l'azienda agricola, anzi dal terzo anno in poi, abbiamo aderito al WWF. Il WWF è un'associazione che scambia un contributo, un aiuto in campagna con ospitalità. Quindi siamo una rete di fattorie in tutta Italia e poi in tutto il mondo che ospitano alla pari viaggiatori di varia provenienza, spesso e volentieri oltre oceano, che vengono a stare da noi 2 settimane, 1 mese, 2 mesi per condividere la vita di campagna e imparare come si producono gli ortaggi o come si fa l'olio. Nel caso dei nostri amici che hanno una masseria di pecore qui vicino, come si fa il formaggio. Ed è per me è stato un fondamentale sbocco sociale, perché cominciando a fare questo lavoro e quindi facendo una serie di tagli e di scelte, no, anche di consumo, anche di dovute al reddito ridotto, e oltre a una questione di, ovviamente, di interesse personale, è stato per avere loro in casa è stata una forma di socializzazione molto importante, e lo è in generale perché frequento l'associazione e la vita associativa, so che per la maggior parte è così, e quindi è un arricchimento reciproco. Io sono della provincia di Milano e un paio d'anni fa ho deciso di rinunciare al lavoro ed ho iniziato a girare l'Italia come woofer, quindi in questi ultimi 2 anni ho girato in lungo e largo l'Italia, quindi dalla Sicilia all'Emilia Romagna, sono stata nelle Marche, sono stata nel Lazio e quindi ho iniziato piano piano ad avvicinarmi a questo nuovo mondo. È molto bello perché non si tratta solo di uno scambio lavoro per vitto alloggio, ma in realtà è proprio uno scambio, una conoscenza. Tu vieni adottato in un certo senso dalle famiglie che ti ospitano, quindi diventi parte della famiglia e si collabora tutti insieme, quindi dal lavoro esterno al lavoro anche in casa, insomma. I worked in Holland. Quindi dice che lavorava in Olanda, è rimasto senza lavoro, ha deciso che voleva viaggiare in Italia, ha conosciuto il WWF e ha deciso che era un modo economico per viaggiare. Diciamo che questo non è proprio il vero intento del WWF, però la gente si può approcciare anche in questo modo. Però ecco, ha iniziato facendo WWFing in questo modo. Ha avuto una prima esperienza non molto positiva perché era persona presso la quale stava non parlava inglese, e quindi ha deciso di spostarsi e di venire da noi a Piccapane. Non speak English at all, so the communication was quite a big problem. Spero che vi sia piaciuta la storia di Piccapane. Vi aspettiamo con la prossima storia. Ciao! Ciao.